Sono sceso alla montagna, questa è la strada provinciale, e vado diritto costeggiando la montagna dove ho lasciato la mia mountain bike. Nessuno ruba la bicicletta, ma a me nel corso della mia vita hanno rubato tre bici, anzi sono stato fortunato. Quindi qua se la lascio in mezzo alla strada, dicono che sono gli stranieri, ma sono anche italiani, eh. Gli altri sono dappertutto. Ecco il timo in più. Continuiamo di qua. Allora, il traffico scorre, c'è il traffico auto delle autovetture e c'è anche il traffico podistico da parte mia. Ecco qua, sono stato là. Da parte mia che cammina a piedi, sì, va bene camminare a piedi, eh. È sempre una piacevole sensazione. Beh, andare in montagna bisogna essere pratici, avere esperienza, gli imprevisti sono tanti, cadute accidentali, ma se si sbatte sul morbido non è niente, ma sbattere mentre si scende sopra la roccia. La parte più esposta, delicata, è la testa, ma anche una distorsione, uno si può avere anche fratture. Ah, cammina, cammina, no. Io per istinto so dove transitare. Qui c'è un piccolo sentiero, questo è sicuramente il percorso delle volpi. Qua le volpi sono in ogni... Ecco il traffico.